Continuano le polemiche sulla questione Porto e la diatriba tra pubblico e privato. Come avete deciso di affrontare questa stagione? Ma non vede la faccenda approdo turistico o porto che dir si voglia, meriterebbe una riflessione diversa per coloro i quali sono interessati a seguire, a sapere gli atti, i fatti. Il resto sono slogan, sono addirittura personalizzano lo scontro Pascale Perrella. Noi siamo portatrici di interessi completamente diversi, io sono portatore di un interesse pubblico. La faccenda approdo turistica è molto semplice, siamo in presenza di un concessionario senza titolo, continua ad esercitare. Perché ha continuato ad esercitare? Perché si è vista, secondo me non condivisibile, accordare una proroga per il Covid negli anni passati. Oggi il Tribunale ha stabilito che la proroga sarebbe terminata 3 mesi dopo lo stato di emergenza, quindi per fine giugno il concessionario non ha assolutamente titolo per continuare ad esercitare. In tutto questo il Comune di Lacquameno sta continuando a pagare i consumi di acqua, luce, NU, sta continuando a non incassare una lira di canone. C'è stato un lodo arbitrale che noi impugneremo, che ha visto, diciamo, dar ragione per l'annualità 2019 per certi lavori al concessionario, e nulla invece si dice che sono 4 anni che non paga il canone. Dalle casse del Comune a noi manca circa 1 milione di euro. Ma detto questo, noi poi andremo a valutare anche quello che sono stati i lavori, gli investimenti fatti e non fatti, perché voglio ricordare a chi ci ascolta che siamo in presenza di un affidamento con la formula del project financing del 2016 che prevedeva canoni e lavori. A noi ci risulta che non sono stati né pagati i canoni né eseguiti i lavori, ma questo evidentemente lo vediamo in altra sede. Lei mi chiede che cosa sarà. Sarà, io auspico, per me, per i lacchesi, per la democrazia, per la legalità, per la giustizia, sarà che la struttura deve ritornare in mano pubblica, dopodiché noi intendiamo gestirla direttamente con il pubblico. Cioè noi vorremmo arrivare alla concretizzazione del nostro programma elettorale che prevede la gestione dell'approdo turistico in mano pubblica, per far sì che le risorse recuperate possano essere ridistribuite. Innanzitutto a partire da cosa? A partire dal fatto che i lacchesi per 30 anni ancora, e già da molti anni, stanno pagando il costo delle strutture. Cioè noi oggi troviamo, paradossalmente viviamo una situazione di questa portata, per essere sintetici e molto chiari. Noi abbiamo tutti gli investimenti ad opere del pubblico e gli incassi esclusivamente ad opere del privato. È una situazione insostenibile, incomprensibile, io credo anche immorale, alla luce del fatto che il concessionario continua ad esercitare senza titolo. E il mio auspicio è quello di trovare un giudice a Berlino.